Parliamo con Riccardo Leoni di questa vittoria, la settima, cosa vuol dire? È una vittoria importantissima. Già la scorsa domenica avevo detto che dopo le 6 vittorie, che era il record della società, avevo detto che era molto importante questa partita, sia per fare 7 vittorie su 7, che non è cosa da tutti, e soprattutto perché comunque era una partita difficile. Sapevamo che l'avversario era un avversario che non avrebbe lasciato nulla sul campo in casa loro. Sicuramente loro sono un'ottima squadra, come abbiamo visto in campo. E niente, questo fa sì che il nostro gruppo vada sempre avanti, e è arrivata la settima vittoria ancora, per fortuna. Un po' da vedere anche come è arrivata questa vittoria, con merito soprattutto per i primi 80 minuti di gioco, concesso effettivamente qualche palla gol, hai fatto delle parate, però insomma è sembrato che era più che meritata. Sì, assolutamente, anche perché la squadra oggi ha espresso un buon gioco. Abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister, l'abbiamo messo in campo alla perfezione. Infatti è arrivato subito il gol di Bodini. E poi è stata una partita che comunque noi abbiamo controllato benissimo e abbiamo meritato sicuramente questa vittoria, come dici tu. Poi va bene, le mie parate passano in secondo piano perché comunque è il mio lavoro, però sono contento di dare un contributo alla squadra. Gli ultimi 5 minuti, gli ultimi 10 minuti, forse sul 2-0 pensavate di averla già in tasca, avete concesso forse un po' troppo. Ma un po' troppo, sì, però alla fine sul 2-0 eravamo comunque stanchi, campo pesante, poi loro ottima squadra, come ho già detto. Ci sta che alla fine fai un calo, però l'importante è essere riusciti a uscire con i 3 punti in tasca e tornare a casa con questi 3 punti veramente importantissimi contro un avversario molto difficile da incontrare. Superga la prima favorita di questo girone. No, vabbè, noi rimaniamo sempre nel nostro, sempre umili, con la testa sul campo. Dobbiamo rimanere concentrati e andare in campo domenica per domenica e vincere, e poi vediamo alla fine stagione cosa succederà.